continuiamo la serie dei pranzi conviviali, dove mangiamo tutti, dove ci mettiamo un po' più di tempo e dove ci rilassiamo. Via telefonini e siamo insieme. Però per fare sti pranzi ci vuole un po' di tempo, lo sapete benissimo. Allora, involtini al sugo di casa Mariola. Come si faranno mai? Prima di tutto questa, senza questa non si va da nessuna parte. Guardate che robetta. Oh, spettacolo, eh? Spettacolari! Allora, io farei così, la taglierei a metà, così, per fare i nostri involtini. E mi metto già le fette di carne qui sopra. Ma perché la taglio qua sopra? Così non sporchiamo il tagliere, no? Di carne, di sangue e tutto quanto il resto. Facciamo così. Ma sentite che è un burro, eh? Ma che carne è? Scamone. Io purtroppo sono innamorato di questo taglio di carne, che ci si possono fare molteplici cose, che a Roma si chiama anche pezza. Seconda cosa da fare, qual è? Sicuramente il sale. Poco, 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 poco. Perché poco, poco, poco? Perché poi ognuno a casa sua li fa come gli pare. Io che faccio? Io cerco di mettere quello che ho dentro al frigorifero, no? Che non uso più il gambo di sedano che fa così e tutte quante queste storie, lo sapete bene. Allora, gambo di sedano. Ci vuole, mettiamo un pochetto, li taglio 1, 2, 3, sono 8 pezzi. Poi, carota, lo stesso. Che fai? Non ce la metti la carota? Non metti la carota? Non sia mai. Quindi, carota, eccola qui, sempre a listarelle, così. Poi, mortadella. O a fettine, o se avete trovato l'offerta al supermercato, così. Ci mettiamo la mortadella. Eccola qua. Dopo un po' di sale, pecorino, andiamo col resto, con il gusto, con la freschezza. Mortadella, eccola qui, tagliata a bastoncini, o se no la fettina di mortadella avanzata, quella brutta che sta dentro a quel frigorifero, nessuno se la mangia. Usate quella, che è buona, la recuperiamo, facciamo risuscitare anche quella, anche i morti facciamo risuscitare. Poi sedano, tagliata alle starelle, il gambuccio col moscio, mi raccomando. Quello lì che ormai proprio rimane lì, vi dà pure fastidio. Carote, idem con patate. Mettiamo dentro, qua dentro, così, zacche, 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 zacche. Ecco, si ti sta, attacca, attacca la musichetta. Dai, e adesso chiudiamo, chiudiamo così i nostri involtini. Ah, aspettate, mi sta a fare segno, sa tutto, la camera fuma, sa tutto. E il prezzemolo non ce lo metti? Ce lo devi mettere, ecco qua. Scusate, una piccola disattenzione, subito la camera fuma, usci. Vai, vabbè, oggi sei meritata, mangi pure te, vai, metto qui prezzemolo, vai. Mi sto commuovendo pensando ai ricordi, a quelle domeniche del pezzo di pane dentro al sugo. Poi andiamo, stuzzicadenti, stuzzicadenti, a casa stuzzicadenti, vado, tacchete. Metto, allora come faccio? Lembo della carne qui, quella che è la chiusura, e vado così. E intanto accendiamo il nostro fuoco o induzione, eccola qua, al top massimo, e qui ci vuole un olio buono, buono veramente. Vado con un toscano, Giorgio Franci, bravo, grande, ecco qui. Poi incominciamo a scottare, a rosolare i nostri involtini. A me piace rosolarli prima. Quindi li rosolo, quello che posso, perché vedete c'hanno lo stuzzicadente. Ma vedete che meraviglia, solo a casa nostra, e da oggi poi anche a casa vostra si possono mangiare sti involtini. Allora, eccolo qua, gira un pochetto, così, sfumo. Allora, dopo che finita la nebbia, dopo che è passata la nebbia, quindi dopo abbiamo rosolato, sfumato col vino bianco, vi faccio vedere che faccio. Adesso aggiungo pezzettino d'aglio, tutti i pezzetti di verdura che mi sono avanzati, no? Cipolla, mettiamo la metà, l'aglio, verdure, poi passata, o pelato, fate voi, io uso la passata in questo caso. Poi la mia solita scarpetta,
smossina così, un pizzico di sale, coperchio, abbassate a fuoco debole proprio a 4 a 5 set di induzione, sopra a fuoco basso il col gas e tenete per un'ora in cottura. Ci vediamo fra un'oretta. Vediamo se sono pronti i nostri involtini. È passato il tempo, ne è passato. Allora, e vedo di pure una buona cosa. Due ce li siamo già mangiati. Due già. Quindi posso dire che sono buoni, erano 8, sono diventati 6. Guardate qui. Carne, questo è il pane, voi ricordate il pane quando cuoceva mamma il sugo, nonna, e voi facevate così? E le botte sulle mani, così. Allora, vediamo un po' se è morbido, eh? Yeah. No, io così voglio tagliarlo, senza lama, guardate. Al contrario la sto tagliando. Va bene? Allora. No. Buonissimo. Ma che ci faccio? Allora, sono due i modi. O li mangio così, una bella patata schiacciata sotto, ed è perfetta. O se no, un'altra cosa è fare una bella pasta. Io ho messo sulla pasta, ho messo dei fusilli. Quindi adesso tiro giù gli stecchini. Madonna mia, che buono! Buonissimo. Tiro fuori il fusillo, metto qua dentro, alla salsa. Ci mettiamo qui sul fuoco. Ho lasciato le verdurine. Ma adesso c'è la solita polemica. Che ci mettiamo? Ci abbiamo messo dentro il pecorino, come facciamo a mettere il parmigiano? Dai ragazzi, per forza il pecorino qua ci va. Poi, un po', io un pochetto ce lo metto qua, un involtino ce lo butto dentro, vai, così, pac, fuori dal fuoco, qui, e vai. Che bontà, questi proprio sono, cioè, è da figurine. Cioè, presente le figurine dei calciatori, lo stesso, qua bisogna fare figurine dei piatti storici, quelli là memorabili, quelli che a casa si mangiavano in tanti e tutti quanti contentissimi. Piatto, proprio lo scommarello, eccolo qua, di pasta, metto qui, ecco qua, e poi, questo è un primo e un secondo, no? Insieme, quindi, involtino, morbidissimo, così, pecorino, guardate qua, e adesso tocca a me la parte migliore, mamma mia, guarda che bontà. Allora, non so tifoso dell'Avellino, ma vi ricordate quel famoso giocatore Juari, che era famoso proprio soprattutto perché faceva il balletto intorno alla bandierina? Uguale, fai così, buonissimo, mi faccio i complimenti da solo, stupendo, eccezionale, piatti semplici, economici, primo e secondo insieme, piatto della domenica, mi raccomando, domenica si fa la pasta col sugo di involtini. Un bacio a tutti quanti voi, che bontà, oh.